Radio Pestum. Enjoy your freedom. Ed eccoci di nuovo qui, Daniele, come sempre, belli, carichi e pieni di energia, perché questa sera è una puntata bomba. Assolutamente sì, pieni di energia bomba, perché, come hai detto tu, è una puntata bella ricca. Bella ricca, abbiamo l'ospite piena. Proprio, ci siamo. Carica, abbiamo avuto Claudio Loretta, eccola qua, rullino i tamburi, signori e signori. Madame e Monsieur, direttamente dai grandi palcoscenici, direttamente dal grande schermo e campano come noi, signori e signori, Maurizio Casagrande. Buonasera Maurizio. Ciao a tutti, buonasera, come state? Buonasera, salve, salve, applausi, applausi per Maurizio. Ciao, Maurizio. Tutto bene, a lei come va? Come sta passando momento? Dammi il tu, leviamo questo lei da me. Ok, esatto. Dai vecchi, io sono un ragazzino. Sei un giovane, sì. Maurizio, è vero. Come va? Come stai passando questo momento, insomma? Male, come tutti. Lo sto passando nell'attesa che questo zozzoso di un virus scompaia dalla nostra vita. Ci ha creato problemi di tutti i tipi e da tutti i punti di vista personali. Cioè io sono uno che ama molto il pubblico, esatto, ma le persone, quindi non il pubblico inteso come qualche mio collega fa, che intende il pubblico come un'entità astratta. Io invece le identifico come persone, quindi spesso e volentieri mi capita di incontrarle per strada, abbracciarci, sì, quando mi dimostrano affetto, e invece dover stare che ci si avvicina uno mentre stai facendo la spesa e tu gli dici sì, d'accordo, facciamo la foto, ma tieniti la mascherina, stai a distanza, non mi toccare, non mi fare, è una cosa, per chi come me è un carnalone e che ama invece il contatto con le persone, diventa devastante. È brutto. Però, come si dice, il Covid lo dobbiamo combattere sia per noi che per chi, certo, si può ammalare in maniera più grave, quindi per mio padre, per tutti, esatto, i più anziani, no? Quindi fai il doppio dell'attenzione, anche se avresti voglia di abbracciare, soprattutto una bella guaglione, ci capite, una bella ragazza, ti fai complimenti, e peccato di dire, devi dire ragione, stai a distanza, è veramente una è un vero peccato dire tieniti lontano, quando poi uno può dare un bel abbraccio, però quando uno può dare un po' di calore, capito? È vero, purtroppo che cosa dobbiamo fare, Maurizio? Questo momento lo dobbiamo passare così. Ci dobbiamo fare nel Covid, diceva un amico mio. Ci dobbiamo fare nel Covid, esatto. A Maurizio ovviamente lo conosciamo tutti, è un big, soprattutto in Campania, un big house del teatro e del cinema, insomma, le tue commedie insieme a Vincenzo Salemme, Biagio Izzo, Carlo Bucci Rosso, quindi ne abbiamo viste un bel po', commedie di grande spessore, famose. Daniele, vuoi fare una domanda a Maurizio? Appunto, mi allaccio a questo, appunto, proprio tu Maurizio che vivi di teatro e cinema, appunto, come si vive in questo momento, questi settori come la stanno vivendo? Ma come la stanno vivendo? Come vogliamo dire, come sono stati uccisi piuttosto? Esatto. Diciamo che abbiamo un governo che ha completamente dimenticato che il lavoro di chi fa questo mestiere non è semplicemente Maurizio Casagrande che non può fare il suo spettacolo, ma è un teatro che non apre e che quindi in alcuni casi chiuderà, perché stare mesi senza poter aprire quando già hai una storia alle spalle di difficoltà, perché non è che noi venivamo da un momento in cui il teatro era florido e fiorente come settore, certo, e quindi è chiaro che nel momento in cui sei già che ti tieni per con gli spiccioli e poi ti arriva un momento del genere che tra uno scherzo e l'altro dura da un anno, perché vero, è un anno ormai, ci siamo quasi. E quindi è chiaro che io mi aspettavo di più, ma di più non quelle pioggerelline di soldi che dai a qualcuno, il 1000 euro, i 2000, piuttosto che questo, ma insomma qualcosa di un po' più concreto. Ci sono delle cose che non capisco e non capirò, ma noi siamo in un paese che ha inventato, se si può dire una cosa, perdonatemi insomma il termine, inventare, esatto, la cultura nel mondo. Siamo stati nel tempo e nella storia un punto di riferimento culturale per tutta l'Europa, ma per il mondo, perché poi l'Europa era già un esempio per tutto il mondo. È vero.
diciamoci le cose come stanno, e abbiamo dimenticato che cultura non significa necessariamente noia, polvere, velluti e cose noiose, ma significa anche la ricetta della cucina, no? Anche quella è cultura, e quindi il tramandare delle cose e soprattutto tenere le persone a seguire il mondo dello spettacolo, che non è soltanto X Factor o il Grande Fratello o cose di questo tipo. Non mi voglio mettere a valutare, perché hanno il loro perché sicuramente, ma non può diventare quello il mondo dello spettacolo in Italia. Esattamente. E poi c'è da dire, questo momento invece è proprio così. E poi c'è da dire che anche dietro un artista lavorano tante persone, dietro uno spettacolo teatrale. Decine, per modo di dire, tante direttamente, sì. Soltanto nel mio spettacolo che facevo l'anno scorso di questi tempi e che ho interrotto agli inizi di marzo, quando c'è stato il primo lockdown, io facevo lo spettacolo, e questo spettacolo erano impegnate tra attori, tecnici e personale, insomma, in qualche modo correlato, 25 persone. Mamma mia. Sono 25 persone che hanno smesso di lavorare da un giorno all'altro, e che da allora con me, poi mi auguro che abbiano fatto qualche altra cosa nel frattempo, ma insomma alcuni no, e lo so, e non hanno più lavorato. E questo, certo, chiaramente, immaginati per 25 famiglie o persone, mamma, insomma, mia, legate a quella persona che comunque doveva fare una serie di date e che pensava, non dico di andare avanti tutto l'anno con quei soldi, ma per dei periodi, di campare per un mese, periodo, certo. Cioè, e invece te l'hai tolto, e insomma, mamma mia, per il Covid si è ben chiaro. Certo, assolutamente. Io poi non sono uno di quelli che dice perché ci vogliono tenere in ginocchio. Io non penso che ci sia nessuno che ha voglia di affamare le persone, perché la fame delle persone può soltanto provocare delle reazioni pericolose, sì, però certo, di fatto si è affamato un intero settore. Ma la cosa più grave è che io temo che le conseguenze di questo periodo le pagheremo per decine di anni. È vero. Perché abbiamo messo in crisi un settore, io non dico il nome, ma c'è una persona che io stimavo molto come tecnico, insomma, che lavorava dietro le quinte, che ha aperto un pub, che poi gli hanno anche chiuso, questo per dire, ma insomma ha investito dei soldi per cambiare mestiere. Certo, sicuro. Ed era uno davvero molto bravo. Ma speriamo che tutto vada per il verso giusto, speriamo che le cose migliorano, insomma, il prima possibile per tutti. Diciamoci le cose come stanno, ma non è che voglio fare l'ottimismo. Sì. Peggio di come siamo arrivati a fare, non possiamo. Quindi, non penso, diciamo, possa non andare per fare l'ottimista a oltranza, però la mia situazione, ma lo dici pure a questo qua dietro, vedi il mio, è il tuo sosia, anche è il mio sosia che sta seduto là dietro e sta ascoltando, sì. Ma è anche un po' il tuo portafortuna, perdonami Maurizio, sì, è un pupazzo che mi hanno regalato, tra l'altro, proprio persone di Salerno che fanno questi, che hanno fatto anche, se ce n'è uno di questi che è De Luca. Ah, che De Luca, sì, 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 l'abbiamo visto che fanno il pupazzo di De Luca. Io questo pupazzo l'ho visto in tue dirette Facebook, in video. Esatto, sì, ma perché me l'hanno regalato quando proprio ho girato il disco Babbo Natale non viene da notte. Vero, vedi, me l'hanno bello regalato, infatti, aspetta, te lo prendo così ti faccio vedere. Che ma diciamo che sta in radio non lo vedrà, però c'ha la maglietta, la vedete al contrario perché stiamo col telefonino, ma insomma sulla maglietta c'è scritto Babbo Natale non viene dal nord. Bello. E questo è il mio alter ego che da quando è cominciato il lockdown ha tentato di prendere il controllo della mia vita, ma ancora non c'è riuscito. È bellissimo, ma ha un nome, si chiama Maurizio anche lui? Certo. Ma Maurizio 2. Come vuoi che si chiama, Armando? Maurizio, pensavo che come si può chiamare? Quello vuole prendere il mio posto. Il tuo posto vorrebbe prendere. Che lui dice che io non mi chiamo Maurizio. E che tra l'altro, aprendo e chiudendo parentesi, cucini anche molto bene, Maurizio, visto che ti dedichi molto alla cucina. Guarda, è una passione. Non lo so se cucino bene, lo devono dire le persone che mangiano quello che preparo. Esatto. Io ci metto grande amore e grande passione, impegno. E sto imparando delle cose, quindi certo. Torniamo al discorso. Quando stando in casa, giustamente la quarantena aiuta un po' a questo, insomma, sì, un pochino aiuta a imparare a cucinare. Ok, ti volevo fare giusto l'ultima domanda, Paolo, se hai progetti per il futuro, qualcosina, qualche stai preparando
qualche spettacolo? Ringraziate il cielo, sì. Okay. Ovviamente ci sono tanti progetti che nascono e purtroppo in questo periodo muoiono. Certo. Quindi la scaramanzia, io già sono uno scaramantico nato. Però insomma ci sono delle cose all'orizzonte e ce n'è una che mi interessa molto, perché è una cosa che mi ha stuzzicato moltissimo quando mi è stata proposta e che probabilmente andrà in porto. Non vi dico di che si tratta, ma vi dico con chi. Okay. Che è una persona molto particolare, che ho sempre stimato profondamente. Sì. E che mi ha sempre divertito molto, che Pintus, Angelo Pintus, ah, Angelo Pintus. Come il comico, ah, bene, il grande, certo. Pintus. Molto divertente, pazzo completo, pazzo Angelo Pintus, molto, vero. Esatto, e quindi molto probabilmente faremo una cosa insieme. Stai preparando qualcosa? Ripeto, non di, e quindi potrebbe essere una bella cosa, una novità. Anche io poi sono uno che, pur non essendo giovanissimo, non si vuole fermare a ripetere le cose che ha già fatto, quindi sono costantemente alla ricerca di novità. Alla ricerca di novità, è vero. Allora Maurizio, ma non fini, sì, a se stesse, certo, perché molti sono alla ricerca di una novità e si buttano a fare qualunque cosa. Trovare cose nuove che però mantengano un livello di qualità che il pubblico, non dico io, ma il pubblico in genere mi riconosce. Esatto. E allora speriamo, in bocca al lupo innanzitutto per questo tuo nuovo progetto. Baby. E speriamo di vedere presto insomma questo progetto insieme ad Angelo Pintus. Speriamo di vedere tantissime altre cose, spettacoli teatrali, assolutamente, cinema. Assolutamente. Soprattutto non vedo l'ora di ritornare. Speriamo di ripartire in platea, insomma. Sì. Sì, di ritrovarmi su un palco con una platea gremita, non posti doppi, mezzi, uno sì o due no. Io voglio le platee con la gente una addosso all'altra, che si piange dalle risate e che si diverte fino in fondo. Piene. Va bene, speriamo bene. Maurizio, grazie mille per la tua disponibilità, grazie di vero cuore, sei stato davvero gentilissimo ad accettare il nostro invito. Ragazzi. Grazie mille, noi ti auguriamo buona serata. Ciao, forte abbraccio e speriamo bene. Ciao Maurizio, ciao. Ciao, noi andiamo in musica e arriva Random con Chiasso. Buon ascolto.